Buongiorno a tutti, sono Lidia Salerno di Rizzoli e virtualmente qui accanto a me ho il piacere di avere Irene Pacheris, Ciao. autrice di Parità in pillole, un libro di cui parleremo nei prossimi minuti, uscito a gennaio, poco prima che il Covid ci rinchiudesse tutti quanti. Prima di presentarvi brevemente Irene e andare a raccontare e a parlare un po' del suo libro, voglio ringraziare innanzitutto il Circolo dei Lettori di Torino che ci ospita e anche la Libreria Fontana di Torino che ha permesso e organizzato questo incontro. Allora, Irene, cominciamo a parlare un po' di te. Diciamo che anche questo libro è un po' un punto d'arrivo di un tuo percorso anche personale, di crescita, di cambiamento, di presa di coscienza. E non so, vuoi raccontarci come è cominciato tutto? Beh, allora, è cominciato tutto. In realtà tutto quanto esattamente 10 anni fa, mi sono persa questo anniversario, tra l'altro, perché immersi in questa pandemia mi è passata la data. Ho scoperto che il 4 aprile del 2010 io ho aperto il mio canale YouTube. Ero già pronta quando pensavo, ah, farò 10 anni, mi immaginavo, prendo una torta, metto le candeline e poi coronavirus. Quindi niente, me la sono persa così. Però tutto comincia in realtà praticamente 10 anni fa, quando ho deciso di aprire un canale YouTube, dove inizialmente facevo cose molto diverse da quelle che faccio ora. Inizialmente facevo dei video comici, erano per me gli anni dell'università, dove ho impattato alcune materie, alcuni temi che mi hanno portato poi a sviluppare questa passione per la parità, per il combattere tutte le varie discriminazioni che possiamo vedere nel nostro mondo. E quando mi sono resa conto che questa era la mia vocazione, chiamiamola così, ho deciso di utilizzare la visibilità che avevo, perché il canale ormai era abbastanza seguito, per portare questi temi, per portare il tema della parità, del femminismo su YouTube, per raccontarli ai ragazzi e alle ragazze giovani. E l'ho fatto. E così è nata una rubrica che dà il nome a questo libro. Esatto, è nata Parità Quindi in poi è nato pillole. questo È nata a gennaio 2016 e sono stati 4 anni di rubrica. Quindi dal 2016 alla fine del 2019 e addirittura d'arrivo ho sentito proprio l'urgenza di mettere nero su bianco le tantissime cose che erano state dette e tutte quelle che non sono riuscita a dire nei video, che naturalmente hanno una certa durata e quindi non puoi parlare di un tema andando veramente nello specifico, devi stare un po' più in superficie, cosa che invece in un libro puoi permetterti di fare. Quindi la mia urgenza era proprio quella di aggiungere contenuti. Allora, io devo dire che a leggerlo il tuo libro ha un respiro veramente molto particolare. Me ne sono accorta di nuovo quando l'ho risfogliato così, per riflettere un attimo e raccogliere le idee su questo incontro. Due caratteristiche che si trovano abbastanza raramente. Da un lato, tu hai una sintesi eccezionale, veramente è un concentrato di concetti espressi nella maniera più sintetica, non c'è una parola di troppo sui diversi temi e le diverse tipologie di discriminazioni che vai ad affrontare. Dall'altro, un grosso pregio che ci ho trovato è la profondità con cui tu vai a scavare alle radici i concetti. Cioè, siccome il terreno nel quale entri è molto delicato ed è liberato da preconcetti, stereotipi, inghippi del linguaggio che possono portarci fuori strada,
vai a enucleare dei concetti base che consentono poi di riuscire a muoversi in maniera più corretta attraverso nell'esaminare le situazioni. Mi piaceva partire in questa chiacchierata preparare appunto anche chi ci ascolta a entrare nel discorso. Mi piaceva partire da dei concetti chiave che tu metti all'inizio del libro. E uno di questi è il concetto di privilegio. Sì, a parte che sono d'accordo con la questione della capacità di sintesi, ma in realtà questa cosa un po' a me spiace perché ho sempre pensato che avrei voluto scrivere un sacco di romanzi della vita. E in realtà mi sono accorta che, dato questa mia caratteristica, cioè la tendenza a sintetizzare, a dire ciò che c'è bisogno di dire, verrebbero delle cose tipo lei incontra lui, lei si innamora di lui, lei si disinnamora, fine. Quindi ho capito che i romanzi non potrò mai scriverli nella vita e devo darmi ai saggi, così sono dei saggi brevi e non annoiano. Ci provo. Sì, io credo che si debbano mettere le persone in condizione di capire, il che significa non dare nulla per scontato, anche perché se tu cominci a dare qualcosa per scontato, il possibile effetto prodotto dall'altra parte è: ah cavolo, lei non sta spiegando cos'è questa cosa, quindi dovrei saperla, quindi se non la so significa che sono cretino, ok? Una serie di emozioni che diciamo che non mettono particolarmente il lettore nel mood giusto per andare avanti. E a me ha sempre dato molto fastidio quando questa cosa veniva fatta a me. Venivano date per scontate delle cose pensando vabbè non puoi non saperlo, no? Perché cioè dove vivi? È un atteggiamento che non mi piace e quindi ho cercato in questo libro di non averlo fino a poter risultare quasi ridondante, meglio un po' di ridondanza che dare per scontate alcune cose. E io mi sono resa conto quando ho iniziato a scrivere, ma ancora prima, cioè quando mi sono messa a fare la scaletta di questo libro, che avrei dovuto partire, cioè sarei dovuta partire per forza di cose dal raccontare il concetto di privilegio, che in realtà poi io non riprendo quasi più nel corso del libro, ma è proprio un motivo di fondo che invece rimane, per cui se non lo chiariamo all'inizio poi facciamo fatica. La parola privilegio è una parola che non piace tantissimo perché tu, quando tu dici a una persona tu sei privilegiata, a lei di solito vengono in mente punto per punto tutte le cose che nella sua vita non vanno. E quindi quando si sente dire una cosa del genere la risposta è no, guarda, se tu conoscessi soltanto un decimo dei miei problemi non diresti che sono privilegiato. Il problema è che bisogna capire cosa si intende per privilegio. È evidente che ognuno di noi ha i propri problemi, ma anche la persona più benestante su questo pianeta ha dei problemi. Sicuramente ha sofferto per vicende personali. Il fatto di avere un privilegio non nega la possibilità di stare male e di avere dei problemi personali. Quello che si intende quando si parla di privilegio è una condizione rispetto a una media che è sociale. Per cui, certo che io che vivo in Italia e subisco il gender pay gap, per cui io prendo una tot cifra, il mio collega uomo fa lo stesso lavoro ma prende una cifra superiore, questa è una discriminazione. Però io sono potuta andare a scuola, mi sono potuta laureare, per cui sono potuta entrare nel mondo del lavoro e quindi arrivare a lamentarmi del fatto che il mio collega prende più di me. Ci sono bambine in questo mondo a cui non è concessa l'istruzione. Quindi io rispetto a quel pezzo di mondo e a quelle persone sono estremamente privilegiata. Questo significa che quindi mi deve andare bene che io prenda meno del mio collega? Assolutamente no, io le mie battaglie le porto avanti, i miei problemi sono validi, il mio dolore è valido.
però io ho dei privilegi. Certo che non mi piace passaggiare per le strade. Ecco, questa è una delle cose che non mi manca davvero con sto coronavirus. Andare in giro per strade e sentire la gente che mi fischia o che mi fa i commenti, perché siamo tutti in casa. Certo che non mi piace, però sai cosa? Almeno il mio colore di pelle non è un feticcio per quelle persone. Mi sento fare alcuni commenti perché sono una donna, ma non me ne sento fare altri. Perché? Perché sono bianca. Le mie amiche, che sono nere, oltre a sentire i commenti che sento io, ne sentono anche degli altri. Questo cosa vuol dire? Che io ho un privilegio in questa condizione, che è il privilegio di essere bianca. Come ho il privilegio di essere eterosessuale, perché se io cammino per strada mano nella mano con il mio ragazzo, nessuno mi addita, nessuno mi dice queste cose le fai a casa tua. Poi, significa che io non possa essere in una relazione tossica? Significa che io non possa soffrire per amore? Ma certo che posso soffrire per amore, ma certo che posso mettermi con la persona sbagliata, ma il mio essere eterosessuale mi dà un privilegio incredibile rispetto a qualcuno che invece fa parte della comunità LGBT. Io ho dovuto partire da questo concetto, perché deve essere chiaro che ognuno di noi, nel suo piccolissimo, può cambiare le cose, può fare qualcosa, ha una carta da giocare, perché per quanto tu abbia i tuoi problemi e le tue vicissitudini, sicuramente hai un privilegio rispetto a qualcun altro e quindi hai l'immenso potere, e dunque mi verrebbe da dire anche responsabilità, di utilizzarlo per dargli una mano. Senti, a proposito di non dare nulla per scontato, invece cerchiamo di definire, cioè definisci il concetto di parità, che è il concetto alla base del libro. Parità è uguaglianza? Parità non è uguaglianza neanche per niente, anche perché altrimenti non avremmo due parole diverse. Ed è spesso qui che la gente si arrabbia, no? Perché confonde la parità con l'uguaglianza e quindi dice: ma non è vero che noi siamo uguali, no? Cioè, le donne non sono uguali agli uomini, i bianchi non sono uguali ai neri, gli etero non sono uguali ai gay. Ma infatti non stiamo parlando di uguaglianza. L'uguaglianza è siamo uguali. La parità è siamo diversi, ma meritiamo tutti lo stesso rispetto. Le nostre differenze non possono essere una giustificazione per le discriminazioni che subiamo. E questo vale in tutti i campi, vale se si sta parlando di parità di genere e quindi io non voglio essere discriminata perché sono una donna. Io certo che sono diversa da un uomo, ma questo non mi rende meno meritevole. O se qualcosa mi renderà meno meritevole, certo non sarà il mio genere di appartenenza. È chiaro che se io e un'altra persona di genere maschile stiamo cercando di avere lo stesso lavoro, ma lui ha studiato per fare quel lavoro e io no, non è che se prendono lui e non prendono me è una discriminazione di genere, semplicemente è una discriminazione su base meritocratica, perché anche questo va detto, la discriminazione non è brutta di per sé, non è sbagliata di per sé, il problema sono i criteri con i quali si discrimina, e questa è un'altra cosa che di solito non è chiarissima, e tutti dicono: ah, che brutta la discriminazione. No, con i criteri etici certo che si può discriminare. Il problema è che invece di solito si discrimina sulla base di stereotipi, pregiudizi, teorie implicite di personalità, la visione che noi abbiamo del mondo, che però è completamente soggettiva. Sì, c'è un'immagine a proposito di visione del mondo e di condizionamenti che noi riceviamo, un'immagine che tu utilizzi nel libro, che mi sembra piuttosto chiara. Cioè dici, quando noi compriamo un computer con un sistema operativo che è già stato installato, ci mettiamo a usarlo senza farci tante domande, lo utilizziamo e via. Ecco, bisogna dire che ognuno di noi nasce e cresce con un sistema operativo nella testa e quindi molte volte in automatismo fa delle associazioni, ha degli stili di comunicazione, dei criteri di giudizio che sono condizionati, però appunto una riflessione più profonda su i concetti di base che ci accompagna a guardare la realtà da tutte le diverse prospettive
consente certe volte di ribaltare e di andare nella direzione di un'impostazione dei rapporti paritaria, impostazione dei rapporti che renderebbe la nostra società più felice, ci migliorerebbe tutti quanti. E su questo c'è ancora molto da lavorare. Allora, in questo libro tu parli di discriminazioni su tantissimi fronti. Si parla moltissimo delle donne, ma si parla appunto anche di persone che hanno orientamenti sessuali diversi dall'eterosessualità, si parla di persone che hanno un aspetto fisico che non risponde ai criteri estetici più comuni, si parla appunto di persone che hanno un colore della pelle che non è bianco. E via dicendo. I criteri di discriminazione possono essere appunto tanti, alcuni, come dicevi prima, la meritocrazia possono avere hanno una giustificazione e molti altri, appunto, è bene che vengano evidenziati e discussi. Sicuramente la parte dedicata alle donne è molto ampia nel libro e quindi Tristemente. volevo portarti in questo campo perché appunto è un campo in cui c'è ancora molto da fare e tu ti domandi se il femminismo sia ancora utile. Parliamo di femminismo. Questa Allora. parola, anche questa è una parola su cui è interessante fare delle riflessioni. Esatto. È un'altra di quelle parole che non va assolutamente data per scontata, soprattutto per la nomea che ha. Femminismo ha un grosso problema, suona tremendamente simile a un'altra parola italiana che noi conosciamo, che è maschilismo. E siccome noi sappiamo che il maschilismo è la convinzione che gli uomini siano migliori delle donne, a moltissime persone viene automatica l'associazione con ok, se maschilismo vuol dire questo, femminismo vorrà dire l'opposto, e cioè la convinzione che le donne siano superiori agli uomini. E tra l'altro i comportamenti di diverse donne che si definiscono femministe e che in realtà portano avanti un'agenda che invece è assolutamente misandrica, non aiutano a far capire che cosa sia veramente il femminismo, perché se noi andiamo a guardare sul dizionario, una persona femminista è una persona che crede nella parità politica, sociale ed economica tra i sessi. Quindi non stiamo parlando di superiorità della donna. Quello che si dice è che dobbiamo mettere a fuoco il fatto che la società abbia un problema con il femminile. Ce l'ha dall'alba dei tempi. Possiamo andare a guardare indietro fino alle suffragette e quindi ricordarci che le donne non hanno potuto votare per moltissimo tempo e questo potrebbe essere già un problema sufficiente per dire, beh, è chiaro che c'è un problema con il femminile, però qualcuno dice, vabbè, però adesso voglio dire, potete votare, nel senso in Italia nel 1946 avete votato per la prima volta, quindi quel problema non ce l'abbiamo più, di che cosa stiamo parlando ora? Ora stiamo parlando di altri esempi che si possono fare, per cui basta che ci voltiamo indietro un attimo e già guardiamo altre cose che non andavano per niente bene. Di solito io quando vado anche nelle scuole a raccontare questi temi faccio sempre degli esempi che forse chi ha qualche primavera in più si ricorda bene. I ragazzi di solito strabuzzano gli occhi, dicono, ma non è possibile. Io racconto del delitto d'onore del matrimonio riparatore, no? Giusto per fare l'esempio del matrimonio riparatore, che era quella cosa orrenda per cui se tu uomo stupri una donna e non vuoi andare in galera, basta che te la sposi, no? Questa cosa è stata eliminata nel 1981, cioè non le suffragette, non la rivoluzione francese, l'altro ieri, no? Altri esempi sono ancora qui da vedere, nel senso che abbiamo ancora un forte divario salariale tra uomini e donne che fanno lo stesso lavoro. Spessissimo gli uomini vengono pagati più delle donne.
E questo non dobbiamo girarci indietro, perché è un problema che abbiamo sempre avuto e continuiamo ad avere, anche se ci stiamo battendo affinché cessi di esistere, ma non è così semplice. Quello che dice il femminismo è che la società ha un problema con il femminile, che significa che non ha un problema con le donne, cioè sono due cose diverse. Ha un problema con il femminile, cioè ha un problema con tutte le persone che si avvicinano a dei comportamenti che stereotipicamente sono femminili. C'è una ragione se agli uomini viene detto fin da piccoli non piangere, perché la frase che gli si dice subito dopo è non fare la femminuccia. Oppure c'è una ragione per cui i papà che decidono di prendere un part time o lasciare il lavoro per stare a casa con i figli vengono guardati strani e vengono chiamati mammi e non papà. Perché? Perché si stanno avvicinando a una caratteristica che nella nostra testa è stereotipicamente femminile, cioè la cura della prole. E vieni trattato, quando sei un uomo che si avvicina a caratteristiche stereotipicamente femminili, come se tu fossi meno meritevole di rispetto, come se tu fossi un po' meno uomo. Questo problema è dato dal fatto che il femminile è percepito come inferiore. E il femminismo dice che riuscire invece a far capire e a creare un cambiamento culturale per cui sarà chiaro che il femminile non è né inferiore né superiore al maschile, è pari, farà bene a tutti, farà bene sicuramente alle donne, ad esempio smetteremo di venire ammazzate una ogni 3 giorni, ma farebbe un gran bene anche agli uomini. Per questo il femminismo, soprattutto il femminismo intersezionale, che è il femminismo di ora, di questi anni, che è il femminismo di cui io mi occupo, che sento come mio femminismo, è un femminismo che apre agli uomini e che anzi dice agli uomini, per favore, studiate, imparate che questa cosa vi è utile, così poi potete raccontarla ad altri uomini, perché qual è il problema? Ovviamente abbiamo gli uomini che sono in posizione di potere, statisticamente, e quindi sono quelli che riescono a spostare maggiormente i pesi. Quindi abbiamo bisogno che gli uomini capiscano che il femminismo è una cosa utile anche per loro. Così, almeno se non lo vuoi fare per etica, lo fai per furbizia. Siccome però ci sono tantissimi altri uomini che invece sono molto maschilisti e quindi non ascolterebbero mai questo discorso fatto da una donna, abbiamo bisogno che gli uomini, quelli con già un po' di più di consapevolezza, diventino femministi, si dicano femministi e raccontino queste cose ai loro colleghi di genere, perché le ascolterebbero soltanto da loro, da me moltissimi no. Un'altra visto da un'altra prospettiva, questo tema del problema con il femminile della nostra società evidenzia l'imperativo della bellezza che viene dato alle donne e che molte donne vivono come un imperativo, più o meno soffrendone. Anche questo imperativo dovremmo cercare di spazzarlo via. Sì, questa è una cosa che è tipicamente femminile, è un problema che abbiamo soprattutto noi donne, ce l'abbiamo nel senso che ce l'hanno appioppato, ce lo siamo create da noi. Era nel sistema operativo. Esatto, è questa cosa per cui la prima cosa che deve essere una donna è essere bella. Perché? Perché la donna è percepita come un oggetto a uso e consumo dello sguardo maschile. E quindi se tu esisti per far provare piacere a me, anche semplicemente guardandoti, tu devi essere piacente, perché è il tuo obiettivo, no? In quanto oggetto devi essere bello. Questo ci porta non solo ad avere moltissimi problemi per quanto riguarda la gestione dei corpi non conformi, cioè quei corpi che non rispettano lo standard, che una volta sarebbe stato 90-60-90, adesso forse è mutato, ma insomma stiamo parlando di quello, no? La bellezza canonica, la bellezza da Miss Italia, per capirci. Tutti quei corpi che non rispondono a quei canoni vengono discriminati, sia che si parli di donne, e faccio l'esempio sul femminile proprio perché ci tocca maggiormente, non che non tocchi anche gli uomini, ma se ci pensate, pensate alla televisione,
alle persone famose che vanno in televisione, agli uomini e alle donne, e pensate a quanti uomini bellissimi vedete che fanno il telegiornale o che si occupano di gestire programmi e quante donne bellissime dovete vedere. C'è una differenza che è abissale. Non ultimo il caso Hunziker e Striscia la Notizia, di cui si sta parlando in questi giorni, per cui sembra che una giornalista debba essere anzitutto bella e non competente. Quindi sto sul femminile per questa ragione. Naturalmente il concetto di bellezza come valore è talmente intrinseco che viene in minima parte, ma richiesto anche agli uomini. Dicevo, questa cosa genera un problema quando si parla di corpi non conformi, per cui una donna che è troppo magra, non si capisce troppo per cosa, perché ogni volta che sei troppo o troppo poco c'è uno standard di riferimento, ma non si capisce quale sia questo standard e chi l'abbia deciso. Però se sei una donna che è troppo magra, sei un manico di scopa, ma le ossa diamole ai cani, ma insomma l'uomo vuole toccare, no? Torniamo di nuovo a questo problema dello sguardo maschile, per cui vai bene soltanto se sei, in buona sostanza, eccitante per un uomo, ma invece se sei troppo grassa, allora non vai più bene, perché le forme non si vedono più, perché sei una forma unica, e anche questo non è sexy, e anche questo non va bene. E veniamo costantemente giudicate quasi esclusivamente sulla base della nostra bellezza, e non c'è modo di uscirne vincitrici, perché se non ti curi, di nuovo, chissà cosa vuol dire curarsi, no? Lavarsi è curarsi, o devo per forza mettermi le ciglia finte, chi lo sa. Però se non ti curi sei sciatta, quindi sei pigra, quindi non sei da prendere in considerazione, quindi ciò che dici non ha importanza, perché è evidente che lo dici partendo da una persona che non ha stima per sé, che non vuole curarsi. Se dall'altro lato invece ti curi, diventa che, beh, ma allora sei lì a fare la bella bambolina, non potrai essere anche intelligente. Quindi come la metti, non funziona mai. Io ho provato questa cosa sulla mia pelle più volte, anche perché per quanto mi riguarda dipende molto dai giorni, la mia voglia di truccarmi oppure no, pettinarmi oppure no, e quando non lo faccio e quando sono completamente al naturale, il commento riguarda quello, cioè per qualcuno, ah, guarda questa cessa, no? Si va sempre a parlare del fisico, di quanto io ti trovi più o meno attraente. Quando invece mi trucco, mi sistemo, no, guarda questa oca. Non, io dico sempre le stesse cose, però non, evidentemente non riescono neanche ad arrivare alle orecchie della persona che mi sta guardando, perché appunto mi sta guardando e non mi sta ascoltando. Senti, passiamo a un tema tremendamente attuale nel libro viene analizzato con la tua sintesi, ma anche con grande profondità e davvero da tante prospettive, che è quello delle molestie sul luogo di lavoro, dove ci sono dei rapporti di potere chiari o comunque che vanno smascherati. Sì, allora il discorso sarebbe, credo, lunghissimo, però una delle prime cose da dire, proprio per riprendere la tua parola, è parlare di potere. Una delle cose che io ci tengo ogni volta a chiarire è che non è che gli uomini molestano. Le persone in posizione di potere spesso sfruttano quel potere, perché il potere dà alla testa, e quindi si sentono capaci di qualunque cosa, si sentono in diritto di fare qualunque cosa, e questo spesso sfocia in comportamenti molesti. Quindi non è una questione di cromosomi, è una questione di potere e di essere in posizione di potere. Qual è il problema? Che in posizione di potere ci sono gli uomini. È per questo che quando sentiamo parlare di molestie, 9 su 10 parliamo di un uomo che ha molestato, o una donna o un altro uomo, perché sono gli uomini che stanno in posizione di potere. Quindi anzitutto deve essere molto chiaro questo, cioè non stiamo facendo un discorso di la guerra tra i sessi, Marte versus Venere, non sono quelle cavolate lì. Si sta parlando di un livello di profondità diverso,
Quindi la prima cosa da dire è questa: quando si parla di molestie si parla di potere e quindi bisogna capire quali meccanismi entrano in gioco. Dopodiché nel libro io faccio una differenza che ha lasciato sgomente diverse persone tra mettere in atto una molestia e essere un molestatore, che secondo me sono due cose diverse. Perché se io faccio qualcosa assolutamente in buona fede, però dall'altra parte la persona percepisce quello che ho fatto io come una molestia, io sono al 100% responsabile di quello che ho fatto, perché l'ho fatto io, e quindi mi devo accollare l'effetto prodotto sull'altro. Esattamente come quando siamo sull'autobus e c'è una frenata improvvisa, noi schiacciamo il piede a quello di fianco e diciamo: mi scusi, non volevo. Non è che siccome non sono stato io a frenare, allora chi se ne frega? Perché anche se non è stata colpa mia, anche se non l'ho fatto apposta, nei fatti ti ho pestato un piede, quindi io devo farmi carico della mia azione. Ecco, funziona uguale anche se io attuo in buona fede un comportamento che l'altra persona invece giudica molesto. E siccome che cos'è molesto e cosa non lo è, non lo decide chi attua l'azione, ma lo decide chi la subisce, e dobbiamo dare per buono il fatto che se quella persona si è sentita molestata, come minimo noi dobbiamo chiedere scusa. Ma, e ovviamente se la molestia è qualcosa di penalmente rilevante, dovremo avere a che fare anche con quelle conseguenze, naturalmente. Non è che se io incendio una casa per sbaglio non mi dicono malandrina, no, comunque io devo pagare, anche se non l'ho fatto apposta. Certo che se invece l'ho fatto apposta pago un po' di più, perché aggiungiamo il dolo. La stessa cosa vale se parliamo di molestie. Se io ho l'intenzione di molestare una persona è diverso. Per questo dico che non tutte le persone che attuano comportamenti molesti sono dei molestatori, ma tutte le persone che attuano comportamenti molesti hanno la responsabilità di rispondere di quei comportamenti. E vedendola dalla parte di noi donne, che siamo appunto nel 90, anzi direi forse 99% dalla parte delle dell'oggetto delle molestie, delle vittime delle molestie. Allora, anche questo è un terreno molto delicato da affrontare, perché appunto si tende magari a disprezzare la altra donna che per raggiungere un obiettivo, avere un lavoro, cede alle molestie. Come dobbiamo però valutare queste situazioni? Allora, dobbiamo ricordarci sempre, anche parlando di altro, che se una persona mette in atto un comportamento anche autolesionista per raggiungere un risultato che la società non le permette di raggiungere in altro modo, non è da colpevolizzare la persona, è da colpevolizzare la società. Il problema ce l'ha la società. Perché se la società non barattasse il corpo delle donne con altri risultati da poter ottenere, noi non staremmo qui a fare questa conversazione. Mentre invece siamo in una società in cui il corpo delle donne viene considerato merce di scambio. Io non me la capisco perfettamente la rabbia che possono provare quelle donne che magari hanno rinunciato a dei lavori per non sottostare alle molestie. La capisco molto bene. Non me la sento però di puntare il dito contro quelle che invece hanno accettato certi comportamenti per poter lavorare. Uno, perché non conosco la condizione di quella donna, quindi non lo so se lo ha fatto perché un po' si è divertita, se lo ha fatto perché non poteva fare altro. Io da fuori non conosco quella condizione, se sa qualcuno giudicare di sicuro non sta a me. Dopodiché noi non sappiamo neanche quanto per tantissime donne potesse essere più pericoloso dire no. Perché bisogna anche, di nuovo, per tornare al concetto di privilegio,
poter dire di no è un privilegio. Anche se tu hai subito delle molestie o qualcuno ti ha fatto intendere che se tu fossi stata carina e se tu avessi lasciato correre una serie di cose, avresti potuto avere un lavoro o altre cose, mi sono persa, mi è sfuggito il concetto. Adesso mi ritrovo. Il concetto era appunto della valutazione. Per quanto tu possa essere stata in una condizione del genere, che di per sé è una discriminazione, mm-hmm. poter dire di no è un privilegio. Nonostante tu abbia subito quelle cose, rimani privilegiata perché hai potuto dire di no e non ti è successo niente. Non è vero, hai perso il lavoro, hai ovviamente degli altri problemi, però hai portato a casa la pelle. Ecco, ci sono condizioni in cui non è che una donna dice sì perché vuole dire sì. Ci sono condizioni in cui una donna dice sì perché se dice di no, a casa non ci torna. Ecco, noi dovremmo provare a tenere a mente diversi scenari quando parliamo di molestie e di donne che, usando il francese, l'hanno data via per il lavoro o per altre cose. Dovremmo tenere a mente che noi non conosciamo la condizione di quelle donne, ma soprattutto, di nuovo, che se noi vivessimo in una società etica, non ci troveremmo a dover lasciare alle donne il dubbio morale del mi vendo per questa cosa oppure no, perché nessuno prenderebbe in considerazione l'idea di comprare o di vendere un corpo e quindi la persona che ci sta dentro. Sì, infatti si torna sempre al concetto di base che saremmo tutti più felici se vivessimo in una società etica con una consapevolezza più profonda. Capire, conoscere, appunto, smontare gli stereotipi, buttare via il sistema operativo che ci è stato imposto e ridiscutere tutto da capo, è il percorso che dovrebbe portarci gradualmente a essere uomini e donne più felici. Tu fai attività di formatrice nelle aziende, quindi parli quotidianamente con le persone che lavorano e che quindi si confrontano con queste situazioni. Vedi la luce in fondo al tunnel, vedi un cammino positivo o che reazioni raccogli? Allora, in realtà partiamo dal presupposto che tutti e tutte noi nasciamo con queste idee nel cervello, perché la nostra società ce le inculca da piccole e da piccoli. Quindi smantellarle è un lavoro difficile che richiede fatica. E la fatica del cambiamento è una fatica che noi come esseri umani non siamo portati a fare. Noi siamo portati per l'evoluzione, non per il cambiamento. Mentre invece decidere di guardare il mondo in un altro modo è un cambiamento molto forte. Io quando vedo la luce in fondo al tunnel la vedo perché in realtà sto parlando con persone molto giovani. Perché? Perché sono persone che sono esattamente negli anni in cui stanno scoprendo e stanno inserendo dentro di sé informazioni nuove, che alcune volte vanno in contrasto con quelle che già avevano. Ma sono gli anni in cui è il tuo compito, il tuo lavoro è quello, il tuo lavoro è imparare, mettere a confronto con quello che già avevi imparato e nel caso lasciare perdere l'idea vecchia e prendere l'idea nuova. Quindi quando io parlo con i ragazzi e le ragazze, quindi sono nelle scuole, è molto semplice, questa cosa si vede e non dico che 2 ore di incontro bastino, però qualcosa fanno, perché io vedo un cambiamento immediato anche nel linguaggio che utilizzano, in come si pongono, nell'aggressività che smettono completamente di avere quando fanno delle domande sul tema. È più difficile quando si lavora con gli adulti, e io lavoro prettamente con gli adulti. È più difficile perché noi non siamo più in quella condizione, non siamo più nella condizione scolastica, dove imparare qualcosa e soprattutto avere qualcuno che ti sta insegnando delle cose
non è ragione di vergogna, no? Perché sei esattamente nell'età in cui non sai le cose, quindi devi impararle. Più diventiamo adulti, più andiamo avanti con gli anni, più abbiamo la convinzione di averle imparate, tutto sommato, le cose che ci servivano imparare. E quindi, quando magari tu hai 60 anni e hai alcune convinzioni che sono 60 anni che ti porti dietro, e arriva una che ha la metà dei tuoi anni e ti dice: guarda che io proverei a guardarla anche da un altro punto di vista, è difficile, è difficilissimo, perché anzitutto devi riuscire a dirti: il fatto che io non sappia queste cose non fa di me una persona peggiore, fa di me una persona ignorante in questo campo. Ma sono tutti ignoranti finché non imparano. Cioè, ho iniziato questo incontro dicendo che il mio canale YouTube ha compiuto 10 anni, ma ci sono di quelle cose su YouTube che io ho detto, per cui mi dovrei vergognare da qui finché campo. Ma non è che per me è andata diversamente, anche io sono nata in questa società con queste idee, anche io facevo le battute sessiste, anche io vedevo una ragazza in minigonna e dicevo: ah, quella vuole solo farsi vedere, anche io vedevo una ragazza grassa e dicevo: vabbè, però potresti anche pensare alla salute. Io ho fatto e ho detto tutte queste cose, non è che io sono nata con la conoscenza, no, infusa, no. Io sono nata qui e, come tutte le altre persone del mondo, per tantissimi anni sono stata convinta che quelle cose fossero, ma neanche giuste, non le mettevo proprio in discussione, perché non vedevo la ragione di metterle in discussione. Quando è che l'ho fatto? Quando qualcun altro mi ha detto: ma hai provato a guardarla così? E ho detto: oh, porca vacca. E da quell'istante, da quando l'ho guardata in quel modo, non sono più riuscita a tornare allo sguardo di prima. Perché è proprio un salto del sistema operativo, per cui c'è stato un upgrade. Non che ovviamente gli adulti non ci possano riuscire, per fortuna un sacco di persone tengono una mente aperta, fanno i conti con la propria condizione e sensazione di inadeguatezza nello scoprire che questa cosa che io ho sempre pensato in realtà discrimina un'enorme categoria di persone, io non me ne sono neanche mai accorta. La fatica c'è, però se c'è la committenza, che è un ingrediente imprescindibile quando si fa formazione, perché se non c'è committenza è completamente inutile, perché per il mio lavoro di formatrice, peraltro, io non insegno, io aiuto le persone ad apprendere, che è completamente diverso, non sto in cattedra né niente. Ci sono persone che ci riescono, è difficile, ma ce la si può fare. Ce ne sono altre per cui è più difficile. Quello che provo a fare io non ci riesco sempre, soprattutto quando le opinioni che hanno queste persone sono opinioni che discriminano me, ad esempio in quanto donna, però quello che provo a fare è tenere a mente che stanno facendo fatica. Non sono cattive, stanno facendo fatica. E le persone che fanno fatica andrebbero comprese. Andrebbe detto loro che capiamo che quella è una fatica porca, che non ci avrebbero manco così tanta voglia, comprendiamo perfettamente, è la stessa fatica che abbiamo sentito e che sentiamo anche noi in un sacco di altre situazioni, perché non si finisce mai di imparare appena si mette piede nel mondo del femminismo e della parità, mai, e che però vale la pena continuare, e che se loro hanno voglia noi siamo a fianco. È un lavoro grosso. Insomma, mi sembra che da questa chiacchierata sia emerso che sarebbe bello se tutti ci abituassimo a fare un grande esercizio di pensiero laterale ogni volta che ci troviamo di fronte a una situazione nuova, perché appunto l'automatismo che ci porta a giudicare, a bollare, a dare delle cose per scontate, il sistema operativo che ci condiziona è terribile, ma se vogliamo far evolvere le nostre relazioni, i nostri rapporti in una maniera più, appunto, più paritaria e quindi più etica e alla fine più fluida e felice per tutti, non possiamo altro che sforzarci ogni volta di ragionare, di andare a fondo, di non dare nulla per scontato.
Mi sembra questo un messaggio forte che si ricava dalla lettura del tuo libro. In questo senso lo trovo, appunto, il tuo libro è un esercizio di grande sintesi, perché tutti questi concetti sono espressi in maniera molto sintetica, ma allo stesso tempo un esercizio di profondità. E ci tengo a dire che è proprio un libro che io ho scritto pensando di avere il target più ampio possibile. Cioè, non lo considero un libro per le donne, non lo considero un libro per le minoranze, non lo considero un libro per le persone discriminate, lo considero un libro per le persone. Quando io ho chiesto a Chiara Lascura di fare la copertina di questo libro, che tra l'altro vi faccio vedere così lo riconoscete, quando io gli ho chiesto di fare questa copertina, gli ho detto: Chiara, io voglio che in copertina ci siano veramente tutti. Hai capito che anche il classico maschio alfa in giacca e esatto, cravatta. dov'è? È qui. Le ho detto: per favore, inseriscici anche lo stereotipo della persona più privilegiata del mondo. Voglio un maschio bianco, mezza età, chiaramente con un lavoro per cui guadagna, perché è veramente un libro per tutti, perché siamo tutti in questa società, con nessuna eccezione. infatti, un libro per tutti. Io, se non hai altri spunti che vuoi discutere. No, volevo ringraziare chi sta scrivendo, Mariangela, che ha scritto Parità in pillole, dovrebbe essere letto in classe, per questo i miei studenti lo stanno conoscendo. Grazie, mi aiutate moltissimo a fare il mio lavoro facendo questa cosa, veramente molto. Bene, ringraziamo tutti e alla prossima. Grazie ancora al Grazie. gruppo dei lettori e alla libreria Fontana. Grazie a tutti e a tutti. Ciao.